Proviamo a parlare di metaverso, di intelligenza artificiale e di etica e come si applicano a quella che è una maratona e non una corsa a 100 metri. E poi parliamo di customer experience applicata alla sanità. Questi sono gli argomenti della nuova puntata dell'Ethershow. Ciao e benvenuti a una nuova puntata dell'Ethershow. Come sapete, l'Ethershow è questa trasmissione che racconta il cambiamento e lo fa facendo parlare i protagonisti. Come sapete, insomma, ci sono un po' di cambiamenti in corso. Avete visto, insomma, questo studio virtuale, un po' di interviste un pochino più lunghe, dei servizi un pochino più social. Insomma, stiamo facendo una serie di cose che vanno a arricchire l'Ethershow, soprattutto perché, insomma, dopo 4 anni abbiamo capito, intanto a cominciare, che era una diretta, è diventata una trasmissione, più che altro un podcast che è presente su tutte le piattaforme. Quindi, insomma, volevo sempre ringraziarvi per questo, perché siete sempre in tanti a seguire tutte le settimane il Late Show nelle varie forme, e mi scrivete peraltro sottolineandomi quali sono gli argomenti che più vi stanno a cuore, o magari anche degli errori che facciamo durante queste interviste, perché non siamo perfetti. Lo scopo del Late Show ovviamente è quello di raccontare quello che sta succedendo intorno al mondo del digitale, e quindi ovviamente andiamo a cercare una serie di argomenti che possano arricchire, insomma, il nostro bagaglio, ispirarci o anche farci comprendere meglio alcune cose, no? In questa puntata, per esempio, torneremo a parlare di metaverso. Era un po' che non succedeva, e credo che sia venuto il momento di raccontarlo in una maniera un pochino più dettagliata. E lo scopo poi, insomma, era il libro di un amico, e quindi, insomma, mi fa veramente tanto piacere parlarne. Volevo anche ringraziarvi perché siete sempre di più gli iscritti alla Techie, che è la mia newsletter settimanale che parla del mondo della tecnologia, e lo fa, insomma, cercando di andare a trovare delle spigolature o con degli argomenti che magari sono trattati anche da altri canali, da altre trasmissioni, da altri news, da altri giornali, ma cerco sempre di trovare un'angolatura un pochino diversa per raccontare un pochino il mio punto di vista. Poi ci sono gli smart break quotidiani che ultimamente sto un po' saltando, sono un po' in giro per eventi, poi sono dei problemi personali, quindi non riesco sempre a fare la diretta alle 11, e dagli smart break quotidiani parto un altro podcast che è anche quello settimanale, che prende spunto proprio dal meglio degli smart break e si chiama Vita da Ufficio. Anche questo, insomma, molto seguito, quindi volevo sempre ringraziarvi. Vi ricordo che, insomma, ci sono i miei libri, li trovate su Amazon e trovate anche nelle migliori librerie digitali. Ma a questo punto partiamo con la puntata. Ho tra le mani il libro di Nick Rosa, che è Understanding the Metaverse Business and Ethical Guide. Eccolo qua. Perché? Perché l'ho voluto incontrare un po' per parlare di metaverso, un po' perché, insomma, si parla tanto di metaverso, o meglio, se ne parlava tanto un anno fa e la cosa sembra un pochino scemata, ma in realtà ci sono tante cose, tanti progetti, tante novità che riguardano il metaverso. Quindi vorrei proprio partire da qui con Nick. Ma guarda, c'è un problema, ed è un problema di mercati soprattutto. Quando c'è stato l'annuncio da parte di Meta il 23, se non mi sbaglio, ottobre, del 2021, c'è stato un annuncio per cui, si è detto che, okay, noi vogliamo andare lì. C'è stato quello che si chiama un moonshot, grande piano grandioso decennale per cui si trasformerà l'internet, ma non soltanto con Meta, tantissime aziende, consorzi di aziende si sarebbero messe assieme per trasformare quello che è l'internet del futuro: aziende di telecomunicazioni, aziende di identità digitale, aziende di blockchain, aziende di social network, aziende di hardware, aziende di software. Perché se tu ci pensi, alla fine il metaverso, come da definizione, è l'evoluzione di internet, e internet è un'infrastruttura. E un'infrastruttura non è fatta semplicemente dal layer superficiale, dallo strato superficiale delle piattaforme che interagiscono con gli utenti, come internet non è fatto semplicemente dai siti internet che interagiscono con gli utenti. È fatto da diversi strati, dove tu hai l'identità, hai le transazioni, hai la sicurezza, hai il networking, hai la computazione, e via dicendo, i vari protocolli di comunicazione tridimensionale e di identità e di cryptocurrency tra le piattaforme. Ci sono tantissimi layer che devono essere attivati per far funzionare tutta la macchina, no? Tutta l'infrastruttura.
Il problema è che tante persone credono che un'impresa del genere potesse essere fatta nel giro di 12 mesi. Non è così. C'è bisogno di una grossa innovazione nel mondo del metaverso. Ed esattamente come quando negli anni 60 Kennedy ha detto vogliamo andare sulla Luna, e da quando è stato annunciato il lancio sulla Luna di voler portare un uomo sulla Luna ci sono voluti l'invenzione dei microchip, l'invenzione della navigazione satellitare, l'invenzione di nuovi materiali leggeri, invenzioni che poi tra l'altro sono parte della vita di tutti i giorni, di tutti gli accessori che utilizziamo adesso, materiali nelle costruzioni, nelle pale eoliche, nelle macchine. I microchip sono ovunque, la computazione per la navigazione satellitare praticamente manda avanti il mondo, per tutti i GPS, i segnali GPS, il posizionamento globale di asset, satelliti e telecomunicazioni. Queste invenzioni sono state fatte per poter mandare l'uomo sulla Luna. Le invenzioni che stanno avvenendo in questo momento, aziende come Meta, aziende come Niantic, aziende che stanno in questo momento creando un know-how eccezionale per poi essere pronti a quella che sarà questa rivoluzione che arriverà in una decina d'anni del metaverso, stanno acquisendo un know-how tecnologico e un capitale tecnologico e intellettuale enorme. E l'aspetto miopico del mercato è che loro non vedono i mercati in questo momento, le persone che stanno valutando la situazione del metaverso rispetto all'andamento delle maggiori aziende che se ne occupano, non si rendono conto che le aziende che in questo momento magari sono in perdita o non fanno fatturato come prima, perché ovviamente stanno facendo un refocus su questa tecnologia e queste piattaforme, stanno facendo esattamente come Amazon stava facendo negli anni 90, che è partita in perdita e poi è diventata una delle aziende più importanti del mondo, perché aveva un capitale tecnologico, intellettuale e organizzativo in quello che fa, che è la logistica dell'e-shopping, che è anni luce avanti a tutti gli altri. È stato un cambiamento, no? Se vuoi, hai raccontato la Luna, hai raccontato Amazon, no? Ma il cambiamento epocale del metaverso, io ho provato a raccontarlo anche in questi ultimi giorni, no? È che si sta creando un ecosistema completo. Certo. Perché questo è il fatto evidente nuovo, no? Un ecosistema completo in cui noi entriamo in uno spazio che può essere virtuale, oppure uno spazio virtuale entra nella nostra vita di tutti i giorni, no? Corretto. E quindi nel momento che noi capiamo che un ecosistema completo, come hai raccontato tu, è fatto di tanti tasselli, no? Che devono, certo, combaciarsi, no? Quindi insomma, nel tuo libro che ho qua, quindi Understanding the Metaverse, tu racconti proprio questi tasselli, no? Cioè hai bisogno della blockchain per fare un determinato cosa, hai bisogno dell'identità, cioè non è solo una questione di tecnologia che deve, certo, essere fatta, ma deve esserci tutta una serie di concetti che in questo momento si stanno formando, o alcuni sono già formati, alcuni sono in evoluzione, che devono armonizzarsi per crearci questa cosa, che non è una corsa ai 100 metri, come hai raccontato bene, ma è una grande maratona. È una grande sfida, perché se tu ci pensi, adesso ti parlano per esempio dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è un componente necessario e fondamentale di quello che è il futuro del metaverso, di che futuro di questa piattaforma. Nel mio libro c'è un capitolo che è completamente dedicato all'intelligenza artificiale nel metaverso, ma non semplicemente ChatGPT e conversational AI. L'intelligenza artificiale nel metaverso verrà utilizzata per fare moderazione. Il metaverso sarà un posto enorme e riuscire a fare moderazione di comportamenti antisociali all'interno di piattaforme così grandi sarà difficile, e quindi c'è bisogno di avere dei sistemi che in automatico riescano a fare a determinare chi sia un cittadino digitale diligente e ligio alle regole, o qualcuno che infrange le regole. C'è bisogno anche di creare strumenti per lo user generated content facilitato. Come esattamente in questo momento è possibile andare su Midjourney e creare immagini con un testo
scrivendo un testo, una descrizione in inglese e avere un'immagine che può essere fotorealistica quanto vuoi di quello che hai messo come input, questo sarà possibile farlo tranquillamente anche con mondi tridimensionali. L'output sarà non dissimile da quello che negli anni 90, per quelli che erano fan della serie televisiva Star Trek Next Generation, era l'holodeck, dove una persona entrava dentro questo holodeck e diceva: voglio essere in un club degli anni 50, vorrei ascoltare della musica jazz, vederli suonare dal vivo, mettimi un whisky sul bancone e fammi parlare col barista. E quello potrebbe essere l'output tridimensionale che potremmo trovarci davanti agli occhi. E questo è necessario, perché non tutti sono in grado di creare mondi virtuali e non tutti sono in grado di avere conoscenza di Unity e Unreal, che sono i tool di authoring per questi mondi virtuali. Quindi portare alle masse la possibilità di creare qualunque mondo si voglia, qualunque esperienza si voglia, semplicemente esprimendolo con comandi vocali, è assolutamente fondamentale ed importante. Poi ovviamente parliamo di personaggi virtuali che possono interagire con i personaggi reali, e questo l'abbiamo visto già con ChatGPT, è tranquillamente fattibile anche in questo momento con delle tecnologie attuali. C'è bisogno di creare animazioni credibili all'interno del metaverso, cinematica inversa, la conseguenza, io sto cercando di trovare le parole in italiano perché mi è da fare immagino. La conseguenza delle animazioni e l'unione delle animazioni che vengono fatte con i sistemi di motion capture in questo momento così usati nel mondo dei videogiochi, che sono quelle tute che ti metti addosso per fare il tracciamento del posizionamento degli arti e dello scheletro, per capire come un personaggio digitale può muoversi in un mondo virtuale. Queste animazioni devono essere collegate tra di loro. C'è un'animazione dove la persona corre, c'è un'animazione dove la persona si ferma, c'è un'animazione dove la persona si abbassa, e ovviamente non è che puoi far partire quelle animazioni velocissimamente una dietro l'altra senza avere un minimo di collegamento, perché non sembrerebbero reali, non sembrerebbero credibili. Con l'intelligenza artificiale si può fare anche questo, la possibilità di avere degli avatar, che sono questi personaggi virtuali completamente gestiti personaggi non giocanti che sono completamente guidati da intelligenza artificiale, quindi riescano a interagire con noi in modo interattivo, non programmatico ma non predeterminato, quindi che riescano a trovare soluzioni che siano reattive in base a quello che l'utente fa. E poi, last but not least, l'ultima cosa è che è molto importante, tra l'altro, la possibilità di digitalizzazione degli avatar, dei personaggi reali. Cioè, in questo momento ci sono stati degli studi che sono stati anche pubblicamente annunciati da parte di Meta, e ci sono grossi rumor che altre grandissime aziende del consumer electronics stiano per lanciare qualcosa di simile, la possibilità di utilizzare un telefono per fare, che ha un sensore che si chiama LiDAR, che è qui, è qua. Praticamente un piccolo laser che spara dei punti sulla faccia o in qualunque altro elemento del circostante, e riesce a fare una mappa tridimensionale di quello che i punti vedono. Praticamente, vedendo la distorsione di questi punti che vengono lanciati dal laser, si riesce a capire la topologia di quello che sta vedendo. E questo permette di poter fare del mappamento tridimensionale della faccia molto preciso, che poi, inserito all'interno di sistemi di machine learning, riesce a creare delle animazioni perfettamente fotorealistiche delle persone che vengono scannerizzate. E questo permette di fare, di avere quello che in gergo si chiama telepresenza. Quindi è possibile avere personaggi fotorealistici all'interno di una stanza virtuale, che sono completamente virtuali ma che sembrano reali, e che si parlano a distanza esattamente come se fossero nella stessa stanza. E tutto questo è possibile grazie a AI, che è un elemento fondamentale del metaverso. Quindi il fatto che adesso tutti parlino di AI non significa che adesso il metaverso non esiste più, significa che uno dei componenti di questa infrastruttura sta crescendo e sta evolvendo esponenzialmente rispetto a quello che stava succedendo magari un anno fa, che è perfetto, è fantastico. Però dobbiamo renderci conto che questi elementi, visualizzazione tridimensionale,
artificial intelligence, blockchain, ma anche quantum computing, che svolgerà un ruolo all'interno del metaverso, non secondario, tra l'altro. Sono tutti elementi che in questo momento, presi assieme o presi con diverse ricette, magari prendendone due o tre o anche tutti e quattro, sono fondamentali per qualunque processo di trasformazione digitale di qualunque azienda a livello mondiale, di qualunque settore. In questo momento non si può parlare di trasformazione digitale e di programmi di modernizzazione, di evoluzione o di ottimizzazione di processi o di nuovi prodotti e servizi prescindendo da queste quattro tecnologie, che sono tutti pillar fondamentali, sono pilastri fondamentali di quello che è l'infrastruttura del metaverso. Allora, non solo sono d'accordo, ma di più, ma rilancio, nel senso che addirittura voi in Accenture avete presentato un sacco di cose, no? Ultimamente a World Economic Forum, certo, avete fatto la collaboration, no, con Microsoft, perché poi le collaborazioni sono diventate fondamentali, no? Quindi bisogna essere cooperanti, no, in questo mercato, così per dirla, per essere moderni. Ma il modo poi in cui lavoriamo ad Accenture, fondamentalmente. Prego. No, chiaro, è proprio il vostro punto di forza, no? Detto questo, questa è settimana della moda qui a Milano, e quindi un anno fa si parlava tantissimo di metaverso. La moda si è spostata nel metaverso in Cina, no? Per se guardiamo cosa succede su Tmall Luxury, vediamo tutti i marchi italiani o comunque insomma della moda che sono presenti lì, creano l'avatar, il negozio, certo, virtuale, no? E lì mi sono reso conto che c'è una discrepanza incredibile, no? Tra il mondo occidentale, che il metaverso lo tiene lì e insomma ci stiamo un pochino giochicchiando, e loro che invece hanno preso un'accelerazione pazzesca utilizzando i cellulari. Anche questo è un altro fatto strano, cosa dici? Ma non credo che sia un fatto del tutto strano, ti spiego per quale motivo. Si tratta di una enorme opportunità a livello mondiale. Quello di cui parlavo prima, per cui ogni settore di questa, che possiamo chiamarla come se fosse una torta, no? Una torta a strati, che è il metaverso, cioè hai tutti i layer, tutti gli strati, dove hai i mondi tridimensionali, hai la transazione e la blockchain, hai l'identità, hai la moderazione, hai le piattaforme di interazione tra mondi, quindi tutti i vari protocolli di interazione tra mondi, poi hai il networking giù fino ai server, ai microchip che sono sui server che fanno la computazione di tutto quello che c'è sopra. Ognuno di questi punti ha bisogno di innovazione, e quindi c'è spazio per le aziende che fanno innovazione in questi settori, per le aziende startup che possono fornire servizi e prodotti alle aziende che si occupano di questi settori, di questi strati, di questa torta, che è, di questa infrastruttura enorme che è il metaverso, e poi la possibilità di poter sfruttare singolarmente le singole innovazioni che vengono scoperte in tutti questi strati, per poter poi creare prodotti e servizi che vanno direttamente ai consumatori. Ed è per questo che ad Accenture abbiamo creato il Metaverse Continuum Business Group, perché noi ci rendiamo conto che questa è la più importante opportunità di trasformazione digitale degli ultimi 20 anni, e i paesi come il sud-est, nel sud-est asiatico, la Cina, ma io ho un enorme cliente in Thailandia, per esempio, si sono resi conto che questo è un modo per fare ciò che noi in termine si chiamiamo leapfrogging, quindi saltare una generazione e andare avanti a tutti con il salto della rana, utilizzando queste tecnologie e avendo un vantaggio strategico rispetto a quelle che sono le aziende e i paesi che in questo momento sono, non sono all'avanguardia come loro in questo tipo di tecnologie, in questo tipo di innovazione. Però la domanda che mi sorge spontanea, no? Così come provocazione, sai che devo provocare, no? È questo salto, no? Però significa che dobbiamo preparare un mercato, significa che dobbiamo preparare dei consumatori, ma al tempo stesso dobbiamo anche preparare degli strumenti che permettano ai creatori, no, di fare questo, certo, no? Non bastano. Cioè, tu hai già accennato questo, no? Credo che quello poi sia il passo che faccia la grande differenza. Allora,
mi piace sempre portare questo esempio, l'iPhone moment o anche il Macintosh moment, se vuoi, per quelli un po' più anziani come me che sono un po' nostalgici dei tempi di Steve Jobs, avviene quando tre principi fondamentali convergono tutti assieme. Questi tre principi fondamentali sono sicuramente la tecnologia, sicuramente il business, i modelli di business e sicuramente l'ergonomicità e la user experience. Quando queste tre cose convergono, tu hai il modello di business che funziona come un ecosistema che non soltanto ti fa vendere l'hardware, ma anche che facilita un mercato di apps e di creatori che poi possono fare dei soldi sulla tua piattaforma e accrescono anche il valore della tua piattaforma con prodotti e servizi che vengono serviti tramite il tuo hardware. Tecnologia, quindi schermi, touch, input, tutto ciò che crea poi l'hardware vero e proprio per interagire con piattaforme di metaverso e infrastrutture di metaverso, e poi la user experience. E la user experience può essere un cellulare fantastico che ti riesce a fare il tracciamento di tutto quello che c'è intorno e ti permette di farti un virtual try-on di un vestito esattamente come in negozio, senza dover andare in negozio, e ti permette di comprarlo con un click in modo seamless. Quella è una bella user experience. O un paio di occhiali di realtà virtuale o realtà aumentata che sembrano occhiali normali e che posso portare ovunque, che mi danno informazioni importanti rispetto a quello che è il mio lavoro, sono le mie passioni, è la mia vita, mi fanno mettere in contatto con i miei amici e tutto il resto. Questo ancora non c'è, ma questo ovviamente ancora non c'è, perché lo stiamo creando, perché come ho detto prima, questo obiettivo è il moonshot che è stato annunciato da Meta a ottobre del 2021, ma che tutte le compagnie che operano nel mondo del metaverso stanno perseguendo in questo momento, che arriverà probabilmente entro la fine di questo decennio e veramente rivoluzionerà tutto quello che facciamo, ma in un modo che non possiamo neanche aspettarci. Perché se per esempio i telefoni, che sono strumenti di comunicazione, hanno rivoluzionato il modo in cui comunichiamo con le persone, non so se vi ricordate com'era la vita prima dei cellulari o prima dello smartphone. Prima dello smartphone era fare telefonate, ormai nessuno telefona, quasi nessuno telefona, facciamo video call ma quasi nessuno telefona, ci mandiamo dei messaggi. La vita prima del cellulare erano le cabine telefoniche con i gettoni della SIP, cioè... E la coda. Esatto, e la coda, ok? E ci vediamo in piazza vicino al bar. Quello era il mondo prima dei telefoni, ok? Ricordiamoci che non è un milione di anni fa, parliamo di 20 anni fa, 30 anni fa, ok? Quello che il metaverso sta cercando di fare è cambiare il modo in cui viviamo la realtà. Quindi il concetto di realtà stesso sarà cambiato quando questa infrastruttura sarà completa. Sarà possibile entrare in una stanza con delle persone che sembrano reali, ma le persone non sono lì, e poter interagire con loro esattamente come se fossero reali, come se fossero nella stanza, ovviamente senza la possibilità di poterle toccare, ma per esempio in un ambiente di business, a parte la stretta di mano, di solito non ci si tocca l'uno con l'altro, quindi, o non ci si abbraccia. Quindi a fare interazioni con persone a distanza esattamente come se fossero presenti nella stanza, riuscire a fare shopping in qualunque momento, in qualunque situazione, con qualunque persona. Magari sei con un amico, con un'amica, vuoi provare un vestito, vuoi provare una macchina, vuoi vedere una moto, vuoi vedere quello che vuoi, la fai comparire nella tua stanza, magari ne parli con il tuo amico, la provi anche magari in modo virtuale e poi eventualmente la compri in modo reale. La possibilità di andare a un evento di networking e avere un'app di LinkedIn che ti fa vedere sopra le teste di tutte quelle persone che sono a questo evento di networking, nome e cognome, la compagnia per cui lavorano, e magari ti evidenzia quelle che sono le persone più importanti per te da contattare e parlare. Tutti questi applicativi non sono fantascienza, sono cose che sono fattibili già adesso, ma con una
user experience, un'esperienza dell'utente magari non così frictionless, non così perfetta come dovrebbe essere. Gli occhiali sono grandi, sono clunky, hanno un si chiama field of view, campo visivo che è molto stretto, ci parliamo di 60 gradi, il campo visivo umano è circa 200-240 gradi, quindi cioè ci stiamo arrivando, ma la realtà sarà completamente cambiata, sarà rivoluzionata rispetto a quello che viviamo in questo momento. Allora, prima di chiudere la chiamata di oggi, vorrei che tu mi raccontassi tre motivi per cui uno deve leggere questo libro, no? Perché ricordiamo, insomma, Understanding the Metaverse è un... Allora, io l'ho trovato, ci sono tanti libri ovviamente che raccontano il metaverso, uno arriverà anche dal sottoscritto fra un po', ma è in lavorazione da tanto tempo. Però vorrei capire, tu hai un punto di vista veramente molto molto, tra il filosofico ma anche molto pratico, però vorrei capire da te tre motivi. Tra i motivi per cui una persona debba comprare il mio libro, prima di tutto perché è scritto in modo estremamente semplice, è un libro creato per far capire a tutti che cos'è il metaverso, per questo si chiama Understanding the Metaverse. Cioè, ci sono dei commenti in giro per la rete dicendo che il mio libro è scritto in modo troppo semplice rispetto a quello di Matthew Ball. È un maestro, è una persona che fa analisi di mercato a 360 gradi, tra l'altro è un amico, e ha scritto un libro estremamente profondo, denso di dati e di informazioni che non sono per le persone operatori del settore. Io ho creato un libro per la persona che vuole veramente capire che cos'è il metaverso, ma è un libro divulgativo, non è un libro scientifico. Ci sono dei punti actionable, quindi facilmente fattibili per qualunque azienda che voglia intraprendere un percorso di trasformazione digitale nel metaverso, che sono proprio ABC, quindi ci sono delle azioni da dover compiere in sequenza che ti permettono poi di avere un'idea di quelli che possono essere i punti da dover affrontare nel momento in cui si fa una strategia di approccio al metaverso. E terzo, perché è importante, e questo fa parte del sottotitolo, per questo si chiama Understanding the Metaverse, a Business and Ethical Guide. Volevo dare prima di tutto un'idea di che cos'è il metaverso, quindi parte A, farlo capire in modo semplice ma preciso, con delle definizioni semplici ma precise, far capire quali sono i componenti del metaverso, far capire perché è importante per il business, far capire qual è l'approccio per il business. Ma di ethical guide, la parte etica del libro è derivata dal fatto che abbiamo utilizzato le tecnologie negli ultimi 200 anni senza renderci conto delle conseguenze di queste tecnologie. Dai combustibili fossili ai social network. Ci sono delle conseguenze importanti per qualunque tipo di tecnologia che venga utilizzata da qualunque tipo di azienda o qualunque tipo di governo. E queste conseguenze, purtroppo, di queste conseguenze ce ne rendiamo conto purtroppo sempre in modo troppo reattivo. C'è bisogno di proattività, c'è bisogno di capire che queste tecnologie possono portare dei cambiamenti radicali nel modo in cui viviamo, che possono essere certamente positivi. Io sono un ottimista e probabilmente l'avrei anche notato da parte certo. da come scrivo nel libro. Il metaverso può veramente essere una livella a livello economico, può essere un modo per far arricchire paesi che in questo momento sono sottosviluppati, può essere un modo per qualunque persona di qualunque stato di poter fare una carriera all'interno di un mondo digitale, indipendentemente dal luogo di nascita. È una cosa importante, può portare accesso a business, ma può portare accesso anche a università, può portare accesso a sapere. Ci sono degli aspetti positivi importantissimi del metaverso. Però c'è anche da capire che, per esempio, come alcuni stati hanno
utilizzato social network per cambiare le elezioni o per controllare le masse, questo tipo di tecnologia può essere utilizzata in modo nefasto da aziende e stati per fare manipolazione di persone. Ti faccio un esempio. Chiunque si immerga in un visore tridimensionale, in uno spazio tridimensionale, viene tracciato nei movimenti. Ogni movimento che fa delle mani, degli occhi, della faccia, viene tracciato e ovviamente crea dati. Questi dati vanno ad arricchire un data lake, che è un'impronta digitale di quello che è l'utente. Nel momento in cui tu tracci quello che la persona dice al microfono, le espressioni facciali, ciò che la persona guarda, come la persona si muove nello spazio, tutto questo può essere utilizzato in sistemi di intelligenza artificiale, machine learning e deep learning, per poter creare degli avatar interattivi che ti possono vendere tutto quello che vogliono. Da una macchina, a una casa, a un'opinione politica. Abbiamo visto ciò che è possibile fare con conversational AI, con ChatGPT. Immagina un ChatGPT disegnato su quelli che sono i tuoi dati, che sa esattamente quello che ti interessa, quello che ti piace, ciò che ti fa battere il cuore, i tuoi valori, i tuoi problemi, le tue paure, tutto il resto. E lo utilizza per convincerti a comprare quella macchina, a comprare la Coca-Cola o a comprare qualunque altro tipo di cosa, che può essere anche un'idea politica. Qualsiasi cosa, e insomma adesso sei stato un ottimista per tutto il tempo, adesso poi mi chiudi con questa cosa che ci fa ovviamente preoccupare, no? Detto questo, lì ci sarà compito nostro, umano, ma anche di operatori come te, poter vigilare su questo e dover vigilare su questo. Credo che insomma abbiamo imparato qualcosa sulla privacy dei nostri dati, certo, sulla privacy dei dati che cediamo, no? Dopodiché clicchiamo accetto le condizioni di qualsiasi cosa in automatico, ma qual è un altro discorso? Ma c'è bisogno di interesse da parte dei governi. Io ho scritto questo libro sicuramente per gli operatori del settore e per le persone che vogliono intraprendere un viaggio all'interno del metaverso, per quanto riguarda il proprio business e per la propria cultura. Però l'ho scritto anche e soprattutto per le persone che si occupano di legislazione, che in questo momento devono capire che c'è bisogno di governance. Esattamente come la comunità europea in questo momento ha creato una legge per cui i social network possono essere multati se le loro piattaforme vengono distribuiti post di propaganda politica, false informazioni e pubblicità di prodotto falsa. C'è bisogno di espandere questo tipo di legislazione per includere anche piattaforme tridimensionali e di metaverso. Ed è una cosa fondamentale, dobbiamo farla adesso. E anche per quanto riguarda tutto ciò che riguarda l'intelligenza artificiale. Avere chatbot e creazione di contenuto che possa essere fatto in modo nefasto su questi social network, su queste piattaforme digitali, deve essere bloccata questa cosa immediatamente e i governi devono rendersene conto. Però sai che insomma il legislatore arriva sempre dopo, quindi, però insomma anche quando avevo fatto l'evento a giugno, no, avevo invitato un legale per raccontare questo, perché poi c'è, certo, tutta la parte di proprietà intellettuale, cioè ci sono migliaia di mondi di strati anche lì, insomma, come se fosse una torta di Hans Krumlo a tre cioccolati, no, che si vanno tutti a sommare e poi tu in una fetta prendi tutto. Ma si sta aprendo il vaso di Pandora. Se tu pensi ai dati che servono per fare queste piattaforme di intelligenza artificiale come Midjourney o come ChatGPT. ChatGPT non prende i dati e la propria intelligenza, le proprie capacità, non intelligenza, le proprie capacità dal nulla. Prende le proprie capacità da dati che vengono inseriti all'interno della piattaforma. Quindi se ChatGPT si legge tutti i romanzi di Isaac Asimov e poi ti crea una novella sullo stile di Isaac Asimov o ti crea una short story sullo stile di Isaac Asimov, Asimov non prende una lira, o l'estate degli eredi di Asimov, yeah, non prendono una lira, ma però il materiale che è stato utilizzato per fare l'output è di Asimov. Allora chi ha i diritti di questa cosa?
Abbiamo visto pochi giorni fa David Guetta che è andato su una piattaforma di AI e ha creato un rap su ChatGPT sul Future Rave nello stile di Eminem. Poi è andato su un'altra piattaforma che fa conversational AI con voce emulata, ha inserito un rap reale di Eminem, ha fatto il training della piattaforma e poi ha messo dentro il testo che aveva creato con ChatGPT, ha creato un rap che poi ha messo su un pezzo che ha suonato dal vivo. Si è registrato, l'ha messo su internet e adesso, dicendo è una figata, è bellissimo, e adesso Eminem ovviamente gli ha fatto causa, e la casa discografica gli ha fatto causa. Che cosa succederà? È Eminem che canta? Sicuramente è la voce di Eminem, ma non è Eminem, quindi dov'è È come la storia, no, del plagio della musica, no? Ci sono storie annose e poi insomma ci sono gli imitatori, ci sono, e poi cosa è caricatura, cosa no, perché poi le sfumature legalmente, certo, insomma, me ne sono occupato in altri ambiti, sono infinite, però servono dei paletti, e quindi su quello credo che dobbiamo ragionare. Poi le sfumature saranno sempre un po' labili, bisognerà trovare qualche giudice che abbia la testa per comprendere tutti questi aspetti, consulenti e validi, no? Però le sfumature sono una cosa, però credo che i paletti che dobbiamo mettere oggi devono essere un po' diversi. Però è anche un'opportunità, se mi permetti, Gigi. Certo. Riuscire a unire un'identità a una serie di dati che vengono utilizzati all'interno di un sistema di creazione generative come ChatGPT o come altri, come Midjourney e roba varia. Nel momento in cui quel data lake, quel particolare data lake, quel particolare neurone digitale che è stato che ha fatto un training utilizzando quel particolare data lake viene utilizzato per fare l'output di un'immagine, di un testo, di qualunque sia, ovviamente c'è la possibilità di mandare delle revenues, delle royalties alla, chiaro, persona che ha fornito il materiale di training. E questa è un'opportunità. Abbiamo le infrastrutture, abbiamo la tecnologia per farlo in questo momento? No. Abbiamo le infrastrutture e la tecnologia per farlo in questo momento? No. Però è un'opportunità. Un'opportunità di business e soprattutto di tutto quel mondo dei creator, no? Che è cresciuto tantissimo, certo, in questi anni, e questa può essere un nuovo sviluppo e una nuova opportunità. Allora, grazie mille Nick per la chiacchierata. Grazie a te. E a questo punto voltiamo pagina. Customer Experience applicata alla sanità, ne voglio parlare con Alfredo Pascali di NextArca con la X minuscola. Perché? Perché in questi giorni si è tenuto a Milano un evento organizzato da CX Now Lab, proprio per parlare di sanità, di come insomma stanno cambiando i rapporti che ci sono tra i pazienti e gli ospedali, ma comunque tutto il mondo che ruota intorno alla sanità. E perché? Perché insomma abbiamo capito che possiamo avere delle opportunità, le aziende stesse possono avere delle opportunità, ma tutto ciò insomma si scontra con la fattibilità delle cose e l'aspirazione, no? Perché noi siamo umani, ci siamo un po' abituati a fare certe cose. Allora, sicuramente la soggettività che tu stavi ora ricordando sull'esperienza è una variabile molto importante, ed è per questo che bisogna essere quanto più analitici, cercare di avere informazioni e ascoltare i singoli pazienti. Non esiste il paziente, esistono i singoli pazienti. Il tema di oggi era proprio come l'esperienza sia centrale all'interno delle strategie di tutti gli erogatori di salute, siano di servizi, siano di prodotti. E abbiamo fatto dei panel di discussione proprio composti da colleghi che si occupano di ospedali, che si occupano di farma, di servizi, di tecnologie, perché questo aspetto volevamo molto stressare, il fatto che la grande opportunità che la tecnologia in questo momento ci sta dando di mappare tutte le relazioni che tracciano questa esperienza ci consente poi di misurare il miglioramento e soprattutto, credo una parola chiave, di finalizzare tutto questo alla fiducia, perché la fiducia è veramente l'asset valoriale che noi abbiamo dai nostri pazienti o dalle persone in generale che si affidano per prevenire o per curare o per riabilitare i loro problemi di salute. Quindi questo tema dell'esperienza sempre più
abilitato alla tecnologia e ci consente di essere anche in una governance molto più strategica di questo dato. I colleghi di Gruppo San Donato, di Humanitas, ci raccontavano di una centralità, di un commitment, se posso usare questo termine, all'interno delle strategie aziendali. E questo è sicuramente un tema di efficacia, di qualità, di migliore relazione con i propri pazienti, ma anche un tema di efficienza. Abbiamo avuto diversi esempi di come questo tipo di approccio riduca anche i costi diretti, indiretti, il tempo delle persone e ovviamente ottimizza la percezione che poi i nostri utenti, i nostri pazienti hanno del servizio. Allora, noi ci chiamiamo pazienti, no? Però molto spesso siamo impazienti, non riusciamo a chiamare per fissare un appuntamento, per cambiare un appuntamento se non possiamo andare, per avere delle informazioni, insomma, molto spesso insomma, c'è una frizione sotto questo aspetto. Allora, direi che da un lato c'è tutto quello che il paziente dal punto di vista digitale non vede, no? Che è tutto nella fabbrica, passami il termine. Cioè tutto quello che rende più efficiente, più efficaci i processi che sono sottostanti. Sicuramente oggi il focus era sui processi relazionali più che altro, quindi su quello che interconnette la casa del paziente, la sua esperienza all'interno dei percorsi di prevenzione e di cura e di nuovo la casa, no? Da questo punto di vista. Allora, voi sapete che noi della sanità, questo vizio di chiamarlo paziente invece che utente o cliente in alcuni casi, è in realtà una specie di dogma, no? Perché noi ci aspettiamo pazienza dall'utente, perché purtroppo questi processi non sono ancora ideali, non sono ancora ottimali da questo punto di vista. Quindi l'impazienza che tu giustamente ricordavi, in realtà è uno stato d'animo che è naturale. Essendo in gioco la propria salute, sfido chiunque a non avere, diciamo, e tutti noi nella nostra esperienza, al di là dell'esperienza manageriale o tecnica, diciamo. Quindi questo aspetto è, come dicevo prima, importante nella gestione dell'esperienza proprio perché è il vero tesoro, no? Dal punto di vista sia della strategia aziendale, ma anche del miglioramento, no? Sia in termini, ripeto questo concetto perché è importante, di efficienza e di efficacia poi della relazione, perché questo genera anche nei momenti in cui noi abbiamo dei vincoli di sistema che ci bloccano nello sviluppo della nostra organizzazione, una efficienza e una migliore qualità percepita, e questo è molto molto importante. Alfredo, tu racconti molto bene, no? Questa fase di cambiamento, anche insomma, come le aziende, questo settore sta cambiando e si sta rinnovando, no? Ma qual è il tuo stato d'animo? Allora, ti dirò, mi sento sempre meno solo a parlare di questi ragionamenti, sembra banale ma non lo è, diciamo, nel senso che l'attenzione con cui oggi avevamo la sala piena di persone, addirittura abbiamo dovuto rinunciare a tanti che volevano partecipare, ma in realtà è questo l'indicatore di base, cioè l'attenzione che tutti i colleghi, end user, technology, ci danno a questo tema che pochi anni fa non sarebbe stata possibile, sarebbe stata una disquisizione in un piccolo gruppo di lavoro fra ipertecnici o iperfanatici di queste soluzioni, diciamo, che consentivano poi di sicuramente avere un upgrade di modello, di concetto, ma erano dei casi d'eccellenza singoli. La percezione che ho oggi è che questa cosa sia una fase veramente di comunicazione divulgativa, cioè di poter aumentare la base. E la nostra startup Nextelt nasce proprio per innovare ed avere impatto sugli oltre 3.000 provider di servizi sanitari di ogni genere che ci sono in Italia. Perché sennò, se parliamo solo dei case history, dei gruppi di eccellenza, diciamo non abbiamo impatto sul sistema sanitario. Voi siete un'azienda innovativa, siete una startup e quindi vorrei un po' capire qual è l'importanza del dato, qual è l'importanza della consulenza, qual è l'importanza dei rapporti in questo settore. Faccio un piccolo inciso, la nostra startup non è una startup, è una startup innovativa ma non tech, non innova nella tecnologia o perlomeno in quanto basta o quanto basterà, ma in realtà il nostro valore innovativo è proprio nel prendere del knowledge consolidato da tanti anni di esperienza e portarlo con una modalità di servizio innovativa al più ampio numero di strutture sanitarie di ogni genere e tipo, cioè dalle piccole strutture periferiche ai grandi ospedali pubblici o privati che siano.
questo è un'innovazione che speriamo abbia impatto da questo punto di vista. E ovviamente abbiamo il grande vantaggio che, essendo una startup orientata al marketing e alla comunicazione, la tecnologia, ma oggi abbiamo sentito tanto da questo punto di vista, ce n'è tanta, addirittura diciamo matura, come ci è stato raccontato da alcuni colleghi del vendor del settore, diciamo. Quindi il tema è disegnare questa tecnologia per dei needs che noi conosciamo, ahimè, da più di 30 anni, e che sono quello dei colleghi, dei manager o degli amministratori delegati o CEO o direttori generali che ci sono nelle organizzazioni sanitarie. Siamo giunti al termine anche di questa puntata del Later Show. Come sempre vi chiedo di mettere i like, mi piace, insomma, farmi sapere che cosa vi è piaciuto e cosa no, se lo state vedendo da un canale televisivo, insomma, fate sapere a questo canale che avete gradito, in modo, insomma, anche con loro io posso interagire in maniera diversa, anche se devo ammettere che più del 90% del traffico oggi è generato dai podcast sulle varie piattaforme, perché insomma è presente su tutte le piattaforme Later Show. Vi ringrazio come sempre per essere stati fin qua, insomma, a seguire questa puntata, e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!